Allora, buonasera. C'è, io sono Adriano Urso, c'è Alessio Pazzeo e Stefano Abitante, ospiti del Beba dopo tanti anni, stasera in veste di conferenza e non solo, ma dopo suoneremo anche un pochino. Abbiamo il piacere di avere appunto due grandissimi jazzisti, due interpreti sicuramente rilevanti nell'ambiente nazionale. Stefano è un grandissimo interprete, tra le altre cose, della produzione di Fred Buscaglione, e abbiamo Adriano, che è un pianista di ampio respiro ma focalizzato soprattutto sulla produzione, per me le sue radici sono di produzione di matrice americana, quindi quei grandi compositori di inizio novecento americani. Allora, si può togliere un pochino la, cioè, sì, la musica sotto, un po' di sotto. Togliamo il sottofondo, ecco. Allora, diciamo, siamo qui per fare questa piccola conferenza informale tra di noi, per un po' entrare dentro a quello che è la storia del jazz. Quindi, diciamo, iniziamo un po'. Siamo in America nel primo decennio del Novecento e, oltre alla musica classica europea, si iniziano ad avere i primi segnali di un'inversione di tendenza che è basata fortemente sull'improvvisazione e è di matrice afroamericana. È in questo contesto che generi come il blues, il ragtime e gli spiritual si fondono per dare luce a qualcosa di nuovo. Si inizia per la prima volta a parlare di jazz. Quindi, Adriano, come perché nasce il jazz? Jazz, anzi direi jazz, che è più eufonico, nasce praticamente da una tradizione, come hai detto tu, afroamericana. Nel senso, tutto iniziò dal suono del tamburo, dall'Africa nera, nell'Ottocento. Poi molti di questi schiavi vennero deportati negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti cominciarono a lavorare per degli schiavisti, che erano degli schiavizzatori, che praticamente li costringeva a lavorare nei campi di cotone per tante ore, e loro cantavano dei canti particolari che dalla musica occidentale non erano mai stati conosciuti, cioè il blues. Questa era una struttura di 12 battute per gli addetti ai lavori, che non si era mai vista prima in tutta la musica né classica né occidentale, e questo avveniva in America verso la fine dell'Ottocento. Da un'altra parte c'era una tradizione totalmente americana, che prevedeva il pianista che suonava dentro i ristoranti e dentro i locali. Questo pianista, sempre bianco, la famosa frase "non sparate al pianista". Esattamente, suonava in questi locali il ragtime, una forma di musica tutta completamente codificata e scritta, non c'era niente di improvvisato. I primi esempi però si ebbero con King Oliver e Louis Armstrong, facciamo un salto, è nella città di New Orleans. Yes. Siamo intorno al 1910-11, e in quegli anni la città di New Orleans prevedeva un quartiere a luci rosse chiamato Storyville, e c'erano una serie di case di tolleranza, alcune anche molto belle: Mogany Hall, la Basin Street, nomi che non posso ricordare perché non ero vivo. Però comunque, ecco, in questi locali qua si esibivano delle orchestre, delle piccole orchestrine fatte con degli strumenti soprattutto ottoni, quindi tromba, trombone, basso, tuba, eccetera. E il primo esempio di improvvisazione vera fu proprio Louis Armstrong, che suonava nell'orchestra di King Oliver, che fece i primi assoli, cioè sulle melodie precostituite dell'orchestra lui faceva una parte inventata estemporaneamente. Infatti Armstrong fu definito non a caso il re del jazz. Dopodiché andiamo, il jazz un po' si evolve anche in concomitanza col progresso. Sì, aspetta un secondo, devo dire una cosa importante. Nel 1917, ecco, concludo questo discorso, il sindaco di New Orleans, a seguito di un omicidio, c'è un bellissimo film che si chiama La città del jazz, che descrive questa fase della storia, il sindaco fece un'ordinanza, come fanno adesso, di bloccaggio delle
case chiuse e tutti questi musicisti da un giorno all'altro si trovarono per terra. Quindi presero i battelli e migrarono verso, risalendo il Mississippi, in delle città come Chicago e Kansas City. Proprio in contesti del genere, comunque, piccola parentesi, le armi sono sempre state un grande problema per l'America, si ammazzavano oggi e si ammazzavano un Era la tempo. marina militare, perché Storyville, grazie. Storyville era il quartiere portuale, quindi poteva sicuramente capitare spesso che i marinai statunitensi e marinai non solo statunitensi, anche esterni, anche estranei, alzassero un po' troppo il gomito in posti del genere, quindi anche in lupanari, come si è detto prima, perché poi alla fine erano, consentitemi il termine un po' volgare, bordelli, anche se poi è puramente italiano, e capitavano di continuo queste risse. Quando io credo si favoleggiava, fosse stato ucciso il figlio, brutalmente il figlio di un contrammiraglio, e lì a quel punto il ministro della Marina, di concerto con il sindaco di New Orleans, diceva: adesso basta. Era il 1917, per l'appunto, dicevi, però c'è una particolarità, concedimi di. Certo, la digressione. Di aggiungere Armstrong, Louis Daniel Armstrong, ai tempi era normale, come era normale anche nella Roma dei primi del Novecento, aveva la mamma che lavorava lì. E si sono trovati veramente con il sederino per terra, perché Armstrong era appena sedicenne nel 17 e dovette migrare per forza. Poi, quando passò il tempo, riuscì a sollevare la madre dalla strada, abbandonato dai genitori, eccetera, eccetera. Questa è più o meno quello che poteva succedere, perché Armstrong era libero cittadino statunitense, in quanto era nipote di schiavi e non figlio di schiavi, e non era un disonore essere figlio di una prostituta reale. Certo, quindi diciamo che sempre dai periodi di grande crisi nasce grande arte. Arriviamo negli anni 30, quindi nasce un. Aspetta, ti posso interrompere un Certo, secondo? vai. Devo parlare perché nei 30 ci arriviamo subito, ma senza, con una premessa. Noi abbiamo parlato del jazz, ma erano tutti quanti neri che hanno inventato il jazz fino al 1920, diciamo. Sono stati loro i veri inventori del jazz. E il discorso è questo, che esisteva, ecco, questa è una piccola parentesi, perché se no. Certo, non neghiamo. Ecco, esistevano a Chicago, dopo questa migrazione da New Orleans, esisteva un ceppo di musicisti bianchi che fa capo a dei nomi come Paul Whiteman e Gene Corkett, che era un direttore d'orchestra e neanche suonava, e non erano jazzisti, suonavano musica leggera. L'unico jazzista del periodo fu un bianco morto a 28 anni per alcolismo che si chiamava Biggs Beiderbecke. Siamo intorno al 1928 a Chicago. Ed è proprio in questo contesto che troviamo, che arriviamo negli anni 30, in cui c'è una sorta di sopravvento dei bianchi e la loro coesistenza con le orchestre nere. È qui che nascono le big band, e, per esempio ricordiamo Henderson, e i primi gruppi misti, e piccoli complessi a razza mista, ad esempio Benny Goodman, insomma, di un certo rilievo. E, in questo contesto, diciamo, dove serviva una musica forse un pochino più intellegibile per i bianchi e che potesse accompagnare quelle serate che portavano con sé il proibizionismo americano, quindi dove si faceva fino a tarda notte, si beveva pur se illegalmente, e sì, ci stavano queste band che facevano lo swing. Parlaci un pochino dello swing. Ecco, esattamente. A questo punto, quindi parliamo del decennio 34-44, i bianchi hanno avuto, diciamo, la predominanza perché, avendo imparato dai neri, hanno cominciato anche loro a non suonare più musica leggera e quindi hanno creato un genere musicale dove hanno preso ampiamente dai neri, che si chiama lo swing, che adesso va tanto di moda. Lo swing è stato un periodo della storia del jazz, quindi parliamo di musica jazz, non di musica leggera, perché prevedeva una parte improvvisata degli assoli. Questo decennio va dal 34 al 44. E come diceva Alessio, ci sono dei solisti,
famosissimi, il maggiore Glenn Miller dell'aeronautica militare, e Benny Goodman, che forse è stato definito il re dello swing, perché è stato tra l'altro un personaggio che, oltre ad avere la sua orchestra, aveva anche un piccolo gruppo misto con neri e bianchi che suonavano insieme, il primo esempio della storia di abbattimento delle barriere razziali, che fu una cosa molto importante. E Harry James, Jim Krupa, tanti nomi. Lo swing praticamente fu un fenomeno di massa che soltanto i Beatles, in ordine di vendite discografiche e fonografiche, soltanto i Beatles superarono, ma di poco, perché fu un fenomeno di massa, perché suonavano nelle sale da ballo, attraverso la radio penetravano nelle case, nelle sale da concerto, per i ballerini, suonarono in tutta una musica totale, universale, assolutamente universale. La chiusura dell'era dello swing si fa coincidere storicamente con la morte del maggiore Glenn Miller, che avvenne dopo la Seconda Guerra Mondiale in un incidente aereo molto brutto sullo Stretto della Manica. L'orchestra era arrivata a Parigi, lo stavano aspettando, lui dall'Inghilterra non arrivò mai. Quindi diciamo che, come al solito, la musica riesce a battere le barriere, cosa che si riproporrà anche in seguito però in altri generi. Rimanendo in attinenza con la nostra piccola discussione, vorrei che dicessi un pochino, ci raccontassi proprio, tornando proprio al jazz e quindi anche allo swing, qual è la strumentazione standard di un gruppo jazz, ma soprattutto per un'epoca come la nostra, dove il cantante è visto come frontman, no? Quindi leader, qual è il ruolo del cantante in un gruppo jazz e soprattutto qual è la funzione del leader, che è una cosa differente in un'orchestra o in un sestetto o in un progetto jazz? Esattamente. Allora, tra il 35 e il 45 il cantante leader non esiste. Cioè, l'orchestra prevedeva la voce come uno strumento, una comparsa, diciamo, all'interno di una grande orchestra che fu creata da un certo Fletcher Henderson, che era nero appunto, e Fletcher Henderson creò la big band, cioè quattro trombe, tre tromboni, cinque sassofoni, contrabbasso, batteria, pianoforte e strumento solista, che poteva essere un clarinetto, e all'interno dell'orchestra c'era sempre la cantante donna. Cosa che in Italia non esiste, in Italia siamo molto maschilisti, esisteva il cantante maschio. E quindi, diciamo, esatto, la figura anche sensuale della cantante donna, con quei bei soffiati, quei bei vibrati. Poi mi avevi chiesto, aspetta, dei compositori. Ecco, la musica veniva composta da grandi compositori, che erano George Gershwin, Cole Porter, Jerome Kern, Richard Rodgers, che sono stati i più grandi compositori della musica jazz, però loro sono vissuti in un periodo precedente, quindi praticamente era una rivisitazione di materiale vecchio, tra virgolette. E tra l'altro, grazie proprio a Cole Porter, anche il jazz approda in Europa, a Parigi, no? Si creò quel circolo dove, anche grazie, dobbiamo dirlo, ai film di Woody Allen, è stato un po' riscoperto tutto questo sapore, che ha portato gli americani che frequentavano i salotti, i circoli di Parigi, in cui si trovavano personalità come Cole Porter, Hemingway, e si creava insomma arte. Diciamo, andando sempre avanti sul discorso del jazz, per quale motivo poi a un certo punto si iniziarono ad adottare le strutture degli standard, e che ruolo hanno i singoli strumenti nell'ensemble jazzistica? Allora, i cosiddetti standard, appunto, come dicevamo, sono il blues, che è stato conservato, quel giro arcaico del fine 800, ancora oggi ne hanno fatto un genere musicale. Oggi ne hanno fatto un genere musicale, nel senso dagli anni 70, esatto. Il blues però nell'ambito della musica jazz resta comunque un pilastro, così come i classici di Gershwin, di Porter, di Jerome Kern e tutto, ma hanno una struttura abbastanza comune, fatte di due parti denominate A, una parte B e una parte A. I singoli strumenti dipende dal tipo di gruppo, se parliamo di una big band hanno una funzione orchestrale, se parliamo di un piccolo gruppo c'è un solista e chi l'accompagna. Per esempio, ecco, il jazz dà anche quei concetti, per esempio per il piano
dei vamp o del contrabbasso con il working bass o lo shuffle e lo swing tenuto dal batterista, tutte cose di matrice afroamericana che erano completamente sconosciute anche al concetto di band bianca, dove si andava in due e si suonava in due, ma non c'era il tempo ternario, era sempre una modalità binaria. È importante secondo me fare anche una digressione, continuando storicamente, andiamo a parlare un pochino del pop, cioè quel genere che anche si può leggere negli scritti di Kerouac, per esempio. Loro andavano a ballare il bop. E in questo contesto ci sono artisti come appunto Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell. Parlaci un pochino di questa nascita del pop, che nasce un po' come protesta, lo spaccamento con il pubblico che precede comunque sia il concetto poi che sarà i bianchi cercheranno una parte più, diciamo, commerciale, che poi sarà il rock and roll, ma verrà dopo. Quindi cos'è questo pop? Allora, il pop è dei neri, un'altra volta di nuovo il sopravvento di una razza sull'altra. Questa è la storia del jazz, ragazzi. Ma dell'umanità forse, eh? No, ma lì la società americana era ed è ancora razzista, molto razzista, e quindi ha sempre diviso. A un certo punto i neri si sono voluti staccare dalle orchestre, dalla routine, dai fasti, dai concerti, hanno cominciato a suonare dentro delle pentole, chiamiamole così, e hanno suonato della musica, diciamo, di protesta, molto dissonante, molto in realtà non ballabile. Hanno cercato che la gente non la ballasse più, suonando in una maniera già abbastanza troppo espressionistica e delle volte anche un pochino poco raffinata. Però ci sono stati dei solisti eccellenti come Charlie Parker, che è stato un altro re del jazz, c'è stato Dizzy Gillespie e Bud Powell, e questo è stato il fenomeno bop, che è durato dal 1944-45 fino agli anni 50, quindi una fase di protesta dove però devo dire che la vendita discografica della musica jazz è calata di oltre il 60%. Allora, da una parte, ecco quello che dicevi tu, da una parte poi è cominciato a nascere il rock and roll, perché chi voleva ballare, chi voleva ancora una musica orecchiabile, ha cominciato ad approcciarsi diversamente, e il jazz in questo punto si biforca in due strade. Infatti proprio in questo contesto la cosa che dicevi tu, che è assolutamente importante, cioè i neri hanno, o negri, perché non è insulto dire parlare di negri in ambito jazzistico, però è giusto che sappia che c'è un arco razzista, pure se è scuro. Tutti, no, però a parte scherzi, non è si emancipavano proprio la loro negritudine, come poi fece negli anni 60 anche Malcolm X ed altri, attraverso un linguaggio proprio e difficilmente intellegibile per un pubblico bianco, che era il bop. Quindi in qualche modo possiamo dire che nel secondo dopoguerra, arrivati al 1954, che storicamente è un po' la data di lancio di quello che è il rock and roll, appunto il rock and roll, quindi mi confermi che ha un forte debito nei confronti della musica afroamericana, è una sorta di risposta commerciale bianca a questo tipo di musica. Sì, ha raccolto tutti i ballerini, diciamo, quelli che erano stati praticamente eliminati dalla storia del jazz, sono passati, diciamo, a danzare sul rock and roll, perché i passi di danza sono esattamente identici. Soltanto che, cioè, evidentemente, io sono un esperto di musica, ma anche un esperto riesce a capire che la quantità del rock and roll in termini di competenza musicale è nettamente inferiore a quella che fu l'epoca dello swing, che catalizzava una musica colta con una musica da danza. Ecco. Certo, il rock and roll era proprio uno schema bianco dove si girava su tre accordi. Sei d'accordo? Pienamente. Primo, quarto, quinto, nessun tipo di modulazione, nessun tipo di... una musica per bianchi, più quadrata, diciamo così. Quali sono state le personalità più importanti del jazz degli anni 50? In poi, appunto, quando si è creato questo divario, comunque il jazz non è che è morto, magari è diventato un po' più di nicchia, ma c'è stata una grandissima produzione. Quindi, in questo contesto, dagli anni 50 in poi, quali sono state le personalità più importanti della musica jazz? E a tuo avviso, perché? Cosa sono riusciti a dare di più persone come
Penso a Coltrane, penso a Miles Davis o a grandi nomi del repertorio jazz, o comunque se ne hai altri tu. Allora, gli anni 50 prevedono un'altra volta una spaccatura, però allo stesso tempo una coesistenza di negri e bianchi. Allora abbiamo ad esempio la parte bianca è sempre inferiore, però hanno fatto un genere che si californiano, cioè nella costa del West Coast suonavano musicisti come Paul Desmond, Dave Brubeck, Stan Getz, Lenny Tristano e mettiamoci anche George Shearing, che era inglese, ma e suonava un genere che era uno swing raffinato però modernizzato ed è stata una musica molto importante. Dall'altra parte abbiamo il neopop, chiamato anche art pop, gli esponenti sono Horace Silver, Art Blakey, e quindi dall'altra squadra diciamo abbiamo un altro tipo di musica molto però espressionistica. I neopoppers suonano con rabbia, non suonano con molto gusto, a mio parere. L'unico, devo fare un disappunto a Miles Davis, che potrà piacervi il disappunto o meno, ma Miles Davis incise due dischi diversi, Bird of the Cool, dedicato al jazz freddo bianco, prendendo alcuni musicisti bianchi, nello stesso periodo registrò Kind of Blue, che è un altro disco che faceva omaggio alla controparte, diciamo, cioè alla parte dell'art pop dei neri. Miles Davis è stato un personaggio molto controverso perché iniziò col bop, fece questi due dischi andando da una sponda all'altra e poi alla fine finì per suonare una musica che era assimilabile al rock. Electric Orchestra, Esattamente. esempio, certo, che è un tentativo di evoluzione, un po' di forse venire incontro. Beh, per come la penso io, non che sia fatto a compartimenti stagni, però è una cosa bella che un musicista abbia dato in una certa direzione e non abbia percorso vari lidi cercando consensi, perché Miles Davis purtroppo aveva un brutto carattere, non era una persona molto divertente. Brutta abitudine anche dal punto di Sì, vista. sicuramente. Poi alla fine finì per suonare proprio della musica completamente diversa da quella da cui era nato, cosa che nessuno nella storia del jazz ha mai fatto, perché Goodman ha suonato swing tutta la vita, Armstrong ha suonato la sua musica tutta la vita, giusto? Frank Sinatra ha suonato la sua musica tutta la vita. Davis cambiò diversi programmi. Anzi, in questo contesto mi farebbe piacere, questo è completamente fuori scaletta, ma approfondire proprio il ruolo che ha avuto il Rat Pack di Frank Sinatra, in cui ci stavano appunto lui con Davis Junior e Dean Martin, e anche spesso con Armstrong, che hanno proprio negli anni 50 era impensabile che gli artisti bianchi coesistessero con delle realtà propriamente negre, come poteva essere Armstrong, ma grandissimi artisti. Quindi l'importanza poi dell'artista vero è anche attraverso la musica, perché persone come Sinatra o Dean Martin non disconoscevano il fortissimo debito che avevano nei confronti di questi personaggi, che poi rimanevano magari, soprattutto negli anni 50, ancora erano quasi delle macchiette, cioè Armstrong doveva un po' fare il negro, tra virgolette, anche nei film degli anni Sì, 50, questo è no? stato il problema. Questo è un po' il problema, però ecco, questo che hai aperto questa finestra, che secondo me è importantissimo. Il nero da vaudeville, grazie, il nero da vaudeville, cioè Esatto. la maschera in realtà, che Esatto. poi generalmente gli attori e i cantanti che si occupavano di vaudeville non erano propriamente neri e non erano neanche creoli, Si no, erano pitturavano. quartoni. Il quartone sarebbe un nero che altro non ha che un quarto di sangue di colore. Quindi solo un nonno. Difatti Jelly Roll Morton era un quartone, non era di colore. In La leggenda del pianista sull'oceano si affida il ruolo ad un attore afroamericano molto scuro, ma in realtà Morton era quasi bianco perché era un quartone. E quando faceva il vaudeville da ragazzo, peraltro a Storyville, anche perché era non di molto più grande di Armstrong, perché Armstrong era dell'uno,
Credo che Morton o Muton, secondo le leggende, perché non si sa chi fosse il padre naturale, chi gli avesse dato il cognome, ma era un francese e la madre era una creola, quindi lui era un quartone, si doveva mascherare. E infatti quello che noi abbiamo in mente, la pubblicità della Golia, cioè quello con i guanti bianchi, con la labbra disegnate, tutto disegnato, Golia, quello lì, in realtà lo facevano proprio i quartoni. Questa era la tradizione. Era un modo, pensate, per questa gente di emanciparsi quasi autoprendendosi in giro, con delle poi qualità fortissime di base nel canto, nel ballo, proprio nel suonato specifico. E, diciamo che arrivati a questo punto, secondo me, se mi avrebbe fatto piacere anche fare una piccolissima digressione su Scott Joplin, quindi su Ragtime, quello vero, anche perché... Eppure questo è fuori scaletta, ma mi ha dato piacere perché il sincopato del Ragtime, pure quello ha portato tantissimo, soprattutto nello stile monistico. Abbiamo detto che prima, quindi ritorniamo al fine dell'Ottocento, c'era da una parte il blues, da una parte il Ragtime, che era questo stile solamente pianistico, dedicato molto simile alla musica classica, però da una parte molto ritmato. Molto ritmato e anche molto difficile, però era tutta quanta musica scritta. Dove appunto questi pianisti, che c'era veramente la frase prima, dicevo, ma non sparate al pianista, perché suonavano proprio nei saloon e quindi si stava... Beh, in realtà non era tanto per quello, non sparate sul pianista, è una cosa che nasce un pochino prima, a mio avviso, delle origini. Per quello che mi ricordo, non sparate sul pianista, era molto, molto pratica come locuzione, perché il pianista, come la levatrice, in un piccolo paesino del Far West non era sostituibile. Era le ballerine come facevano a ballare senza il pianista? Non c'erano i dischi, non c'era ancora l'autopiano, se non mi sbaglio, sì. Era una cosa ancora successiva, quindi non gli sparate al pianista, per favore, perché se no non si balla più. Le ballerine non possono ballare, ma non era il ballo, era mostrare la propria mercanzia affinché i peones potessero pagare. Nel piano di sopra, poi. Nel piano di sopra, che doveva suonare come delle mani, delle dita raffinate accarezzano una sottoveste, non disturbare la clientela di sopra. Esatto. Ed è da lì che poi nasce. Questo è fondamentale, che vota quell'immaginario anche che abbiamo dei film western del saloon col pianista che suona e le sparatorie per i bar, le cose, e poi si andava a dormire sopra. Siamo comunque, ve lo ricordo per gli ascoltatori, siamo fine 800, primissimi anni del 900. Sì, si parla tutto. Abbiamo fatto un saltino indietro. Un salto indietro. No, mi sembrava interessante farlo perché appunto mi sembrava interessante. Adesso che siamo arrivati a questo punto, secondo me io lascerei un pochino di spazio alla musica, se per voi va bene. Aspetta, dobbiamo finire. Ah, finiamo prima. Finire. Allora, sì, finiamo brevemente, ma... Negli anni 70. Che sinceramente mi interessa poco, però bisogna menzionarla assolutamente, le avanguardie. Le avanguardie, è vero. Il jazz modale. Jazz modale, hanno ripreso delle... Non mi fa ridere. Se lo sentissimo rideremmo. No, il jazz modale fu una ricerca fatta dal pianista McCoy Tyner, dove non si usava più il concetto di tonalità, quindi parliamo degli anni, ecco, 60-70. Tra il 60 e il 70 il jazz prese una direzione completamente svoltato a coloretto. Nel senso, tutto quello che era stato fatto prima venne dimenticato. E praticamente il jazz modale riprendeva i modi gregoriani, i modi greci, che sono dei sistemi tonali ormai abbandonati da oltre 1000 anni, anche di più, e in favore della tonalità che è quella che noi conosciamo, cioè gli accordi maggiori, minori, la diminuita, le cose che abbiamo imparato a scuola, diciamo. Per i tecnici, ma non so quanti suoneranno, sì. Ma è il decadimento del tritono. In tutte le scale modali non c'è il tritono, quindi quell'intervallo tipico che per noi è la chiusura naturale all'orecchio. Però tengo a dirlo, sono delle scale che sono equivalenti per moltissimi accordi che si suonano. Quindi a livello musicale forse è più creativo, però è anche più semplice. E poi c'è una nota negativa che è il free jazz. Il free jazz venne in quegli anni là, e Ornette Coleman da poco scomparso, John Coltrane, che era un grande musicista, fece
però a un certo punto della sua vita, in preda alla droga, agli eccessi, e cominciò a suonare in un modo completamente indefinibile, che era, e inventarono questo free jazz, che poi arrivò a delle cose estreme. Ad esempio, montavano delle imboccature di sassofono sulla marmitta della Fiat 126 e suonavano nei festival, litigavano con i sassofoni sui tetti. Io qualcosa ho visto, perché fino a poco fa era proprio una cosa. E poi ecco, qui andiamo ancora avanti, anni 70-80, e c'è stata diciamo la nascita della fusion, e quella praticamente è stata la tomba da una parte della musica jazz. La fusion ha fuso il jazz con il rock, che era pure lì in quel caso una sorta di risposta alla musica progressiva bianca. Loro c'erano la fusion e i bianchi erano la prog. Non si sono mai trovati troppo d'accordo alla fine. Influenzavano la vicenda. Assolutamente, però diciamo, non lo dico solamente io, un'intervista di Oscar Peterson, un dirigente autorevole, condannava questa musica qua, perché era comunque una fusione tra due cose di bellissima entità, perché anche il rock è bellissimo. Però questa fusione snaturava tutti gli elementi, era priva di profondità. Ecco, questo. E infatti, dopo di questo discorso qua, praticamente è nato inevitabilmente il cosiddetto revival. Adesso oggi si suona musica anni 40, 50, 20 anni fa mi prendevano per matto. Adesso la gente anche ha bisogno di un pochino di qualità in più. Ecco. E volevo concludere, e poi dopo vi facciamo sentire qualche brano. Due cose brevissime. E il panorama attuale, è molto triste, mettetevi a piangere. Sì, allora, il panorama attuale prevede una fusione del free jazz, che è ritornato in auge. Quindi, se voi andate a sentire un concerto di jazz oggi, sentite o del free jazz o della musica leggera, perfettamente leggera, chiamata jazz. Quindi si vede tributo a Fiorellamassimo. Si vede Massimo Ranieri a Umbria Jazz. Sì. Che sono delle cose che fanno un po' sorridere, perché Massimo Ranieri comunque è un artista rispettabilissimo. Ma lui stesso diceva in un'intervista: non pensavo mai di poter suonare jazz. Infatti forse. E poi ecco, finiamo con questa cosa. Io presento un attimino Stefano Abitante. Certo, assolutamente. Qualcosa. L'esperienza italiana un po'. Ecco, l'Italia, non abbiamo parlato del nostro paese. Il nostro paese ha avuto degli ottimi jazzisti, però è rimasto fuori da tutta la prima fase. Cioè, per colpa del fascismo, fino agli anni 50 non è arrivato alcun disco. Ma perdonami se ti interrompo, stiamo andando un po' a braccio. È importante anche che sappiano i ragazzi che ci stanno ascoltando che addirittura il fascismo imponeva la traduzione dei nomi degli artisti. Quindi Louis Armstrong era Luigi Fortebraccio. Ma non solo questo contesto. Anche i titoli di canzoni che adesso ci fanno sorridere, come ad esempio St. Louis Blues, le tristezze di San Luigi, le malinconie di San Luigi. Le stesse, il trio Lescano, che fu uno dei primi in assoluto che cercò di elevare, poi di farci ascoltare qualcosa di nuovo, e in realtà avevano tantissimo da temere in quel periodo, perché erano ungheresi di origine ed erano ebree e donne, tutte ce l'avevano. Tu. Mancava che fossero anche di colore. No, quello non lo so, si sa. No, ma niente. L'unica, pare che mi pare l'ultima sorella sia deceduta in Argentina quasi centenaria. Quindi da poco, l'ultima che è rimasta. Ma al di là di quello, non era solo la traduzione. I musicisti potevano fare leva su una cosa, sulla fortissima ignoranza dei gerarchi. Il fatto che non sapessero riconoscere in realtà le melodie. Esatto. Era solo il cambio del titolo, il cambio del nome. E difatti Armstrong poté esibirsi pienamente in Italia solamente al Festival di Sanremo, quando era ancora una bella presentazione, Modugno, grandi artisti. Nel 68, solo in quel momento Armstrong, un uomo di colore, nipote di schiavi,
che faceva la musica del diavolo, noi tutti abituati a sentire l'Ave Maria di Gounod a messa dai cistercensi, sentire Armstrong nel 68 che cacciava dal palcoscenico Pippo Baudo perché lo voleva... Lo voleva dire. Si trova anche su YouTube. Si trova anche su YouTube. No, no, la parte di Pippo Baudo no, si trova quella. The Saracen Queen. Quello sì, quello si trova. Ed è meraviglioso. Poi nel, tre anni dopo ci ha lasciato. Sì, abbiamo vissuto questo periodo e abbiamo vissuto non solo, anche gli standard sgradevoli. Vale a dire, si parlava prima della figura del cantante uomo. Il cantante uomo è verissimo, non era band leader. Assolutamente no, può anche esserlo, non, per carità, non ci mancherebbe, non è, ma di solito no, spessamente non era così. E c'è una particolarità che racconta il grande Gigi Proietti spesso. Gigi Proietti, voi sapete, è un grande attore, è un'ottima voce, ma doveva, e quando cantava nei nightclub, che era quello che garantiva una garantiva la paga, poi alla fine il nightclub a Roma in quel periodo era fulgido e garantiva dei soldini. Il cantante non veniva pagato, non veniva considerato come musicista, doveva appoggiarsi al contrabbasso e fare finta di suonare il contrabbasso per avere la paga. Cioè, era e abbiamo vissuto anche questo periodo, sì, comunque è verissimo, il fatto di dover essere costretti a tradurre, a rendere italiano, perdonami se uso questa locuzione, italiota, tutto ciò che arriva da fuori affinché non si possa mischiare e sporcare tutta la nostra realtà. È stato forse anche un bene, perché adesso abbiamo dei... La lingua italiana si presta ad una poesia immensa, meravigliosa. Adesso abbiamo delle musiche su base americana, bellissime, e qui Adriano poi vi saprà dare saggio, con dei testi italiani paragonabili a Leopardi. Cioè, ci abbiamo guadagnato in qualche modo, in qualche modo ci abbiamo guadagnato con questo, grazie ai grandi professionisti che ci hanno lavorato su, con un realismo che è sempre stato tipico del nostro stile canoro, diciamo così. E vabbè, ci vogliamo parlare di, ecco, l'ultima cosa, l'unico, diciamo, tratto di unione tra il jazz americano e quello italiano è un personaggio che si, a mio avviso, che si chiamava Fred Buscaglione, perché non ha copiato i testi, non ha copiato la musica, ma ha fatto delle canzoni originalissime, soprattutto delle ballad molto belle, con dei testi di Leo Chiosso, che era un grande poeta e artista, e i testi non parlavano di amore, di cuore, le solite robe delle canzoni italiane, ma parlavano di whisky, di donne, di sigarette e di... esattamente... allora, Stefano Abitante è un, guardatelo bene, un grandissimo attore di teatro e un grandissimo cantante, e adesso vorremmo farvi ascoltare qualche brano di jazz italiano, come lui solamente sa fare. Assolutamente. Un applauso. Un po' troppo, grazie. A voi. Vuoi...